Mister Antonio Cormaci, 0-0 con il bianco, non è una partita che diciamo vi ha visto protagonisti. No, non ha visto protagonisti nessuna delle due squadre, una partita abbastanza chiusa dove noi con molti giocatori secondo me abbiamo giocato al di sotto delle nostre potenzialità, ma probabilmente la vittoria di Pellaro inconsciamente a qualcuno ha lasciato forse la consapevolezza sbagliata di pensare che abbiamo vinto il campionato. Ancora c'è molta strada da fare e questa partita lo dimostra. Io la temevo questa partita per l'organizzazione del bianco, però è pur vero che per vincere o per segnare bisogna fare tiri in porta. Ora probabilmente il vostro commentatore avrà visto 12 o 15 occasioni del bianco, veramente di occasioni ci sono state proprio pochissime, quindi la verità è questa: per segnare bisogna tirare in porta, abbiamo tirato poco, è stato bravo in un'occasione il portiere Loro sul tiro di Obinna, ha sfiorato l'incrocio Iamonte, però poi alla fine per quanto abbiamo prodotto pure nell'arrembaggio finale negli ultimi 20 minuti, la verità è che la prestazione non è stata positiva, perché, ma non per il risultato, perché non sarei stato contento nemmeno se in qualche occasione all'ultima avessimo fatto gol, perché oggi non siamo stati noi, non siamo stati quella squadra umile che lotta su ogni pallone che dovevamo essere. Purtroppo è stata così, nell'arco di un campionato ci possono essere partite che magari non meriti di vincere, partite che pareggi, partite che perdi, e questa è una partita che noi dobbiamo subito dagli errori commessi trovare lo spunto per ripartire, perché la verità è che se non si mette la cattiveria agonistica giusta con una squadra che come il bianco, che per strutture e anche per da sempre una squadra che lotta su ogni pallone, sicuramente non porti a casa 3 punti. Dispiace, perché era un turno che poteva essere favorevole per noi, tra virgolette, però quando ti ricordi l'anno scorso, quando si guardano troppo le classifiche, fanno troppi calcoli, i calcoli non escono mai. Quindi la verità è questa, la verità è che se uno ha fame deve dimostrarlo sempre, e oggi non l'abbiamo dimostrato. Non sono io a dover insegnare il calcio, ma voglio dire, mi pare di aver visto che è mancata velocità sulle fasce, in special modo nei primi 60 minuti. Sì, quello è stato perché complice anche qualche giocatore di troppo, ha detto che era sottotono, non so il motivo, oppure ci ha condizionato un po' il campo che era bagnato, quindi la palla scivolava. Abbiamo perso 20 minuti per capire come andavamo a giocare, come andavamo a passare la palla. Qualche occasione l'abbiamo sfruttata male su qualche calcio piazzato, e ne deduce che poi più tempo passa e peggio è più difficile, quindi non siamo riusciti a sbloccare la partita, abbiamo rischiato pochissimo, però la verità è che una squadra che vuole vincere il campionato, una partita del genere la deve vincere. Un'ultima domanda, ultimissima, siete ancora primi, comunque lo sarete per tutta questa settimana, visti i risultati. Una domanda quasi politica, tra virgolette, cioè come si fa a lasciare una squadra in prima categoria, prima in classifica, senza una tribuna per i tifosi, una tribuna coperta? Il problema è a monte, io non faccio politica, non la voglio fare, però purtroppo si era creata una situazione che la tribuna è stata completamente chiusa per pericolo, dicevano, di un pericolo di incolumità, e quindi è stato deciso di togliere la copertura, che non era a norma, non lo so, non era, non so i motivi.
È chiaro che ora andare a far ricostruire le nostre condizioni politiche e con un commissario non credo sia facile, non sia io, anzi, vi dico la verità, sono andato proprio a parlare col commissario e gli ho proposto pure un bando col 60% a fondo perduto, sinceramente, però il problema è che giustamente il nostro comune è un comune che è quasi in dissesto, quindi andare a spendere delle somme in questo momento non è possibile, quindi o facciamo un appello alla Peroni che ci possa dotare di ombrelloni, dico Peroni, 3R, questi ombrelloni grandi che si vedono nei bar, possiamo fare così e magari gli offriamo pure la pericena magari durante alla fine del primo tempo, perché se no non vedo in tempi brevi una soluzione su questo discorso. Fortunatamente da noi piove relativamente poco, però vabbè, l'importante è sapere che comunque vi siete attivati nel cercare di portare qualcosa in più allo sport a Melito e quindi anche di parlare di sport con chi gestisce i comuni. Sì, noi onestamente, ma capiamo anche il discorso del commissario, perché lui è venuto a trovare soluzioni per problemi molto più seri, quindi anzi io l'ho ringraziato perché ci ha accolto benissimo e tutto il resto, però non so nell'immediato se si trova, anche se mi ha fatto una promessa, perché c'è un discorso aperto sul discorso del palazzetto dello sport, che si potrebbe magari fare qualcosa, però non ti so dire, perché vedremo solo vivendo, ci bagneremo solo vivendo. Grazie, arrivederci. Ancora sui muri del Maro Simoni c'è scritto Forza Franz Baresi, quando Silvio Frascà era il grande libero della nuova Melito dei fratelli Spinella. Da allora ha indossato altri panni, quelli dell'allenatore, ha fatto grandi cose, ha allenato anche la Bovalinese e oggi è riuscito a mettere la museruola all'uomo squadra Ciccio Bomba. Sì, è una partita che sapevamo difficile, sicuramente il Borgo Grecanico se è primo in classifica qualcosa ha, quindi non è che sia primo in classifica con tutte vittorie, una sola sconfitta così per caso, ha un bello organico, noi sapevamo di dover affrontare una grossa squadra e ci siamo preparati nel modo giusto. Certo, non riuscire a non farli mai calciare in porta pericolosamente, chiedo scusa, per noi è un motivo d'orgoglio, anche perché abbiamo affrontato una grossa squadra. Quindi. Un bianco che ancora può giocarsi le carte, soprattutto alla luce della campagna di dicembre che ormai bussa alle porte. Noi siamo partiti in ritardo perché la squadra non si doveva nemmeno iscrivere, poi siccome il prossimo anno ci sarà il centenario, allora i dirigenti hanno deciso che non si può perdere 100 anni di storia e hanno iscritto la squadra all'ultimo, infatti noi siamo partiti dopo metà agosto per la preparazione, abbiamo fatto una squadra di ragazzi. Sprecato qualche punto per strada? Abbiamo sprecato, io sono solito dire che i punti sono quelli che uno si merita in campo, se abbiamo perso le prime due partite vuol dire che ce le meritavamo, poi abbiamo fatto delle prestazioni importanti anche con quella di oggi, anche se non abbiamo quasi mai calciato in porta, però abbiamo contenuto una grossa squadra. Quindi per il futuro cosa si prevede? Un campionato per la griglia dei play-off o che cosa? Noi dobbiamo lavorare sempre per migliorarci, quello che viene è un di più, se riusciamo intanto nella salvezza tranquilla già è una cosa importante per come si erano messe le cose, se riusciamo ad ottenere qualcosa in più dobbiamo ringraziare i ragazzi e la società se farà qualche sforzo a dicembre. Modulo 4-5-1 e nel finale quell'episodio da Moviola con un calcio di rigore che poteva essere assegnato al bianco. Beh,
col senno di poi si possono dire tante cose. In tutti i modi l'arbitro non ha deciso di darlo e quindi vuol dire che per lui è stato giusto così. Sono contento che è stata una partita corretta, perché è la cosa che mi preme di più in quanto la mia squadra, sia in casa che fuori, deve comportarsi correttamente. Maggior ragione di più qua a Melito, perché mi ha visto, come dire, non protagonista. Sono stato accettato per 4 anni per quello che ho potuto fare, sono stato sempre trattato bene, per me è un motivo d'orgoglio venire qui e comportarmi bene davanti al pubblico di Melito. Che hai dato tanto al calcio meridese. Sì, sì, ma perché mi hanno pure dato tanto. Io sono stato trattato benissimo, è giusto dare tutto quando una società ti chiama. Io sono stato trattato benissimo per 4 anni, non uno solo. Cioè, 4 anni non si cancellano in nessun modo. Ho ricordi bellissimi, lo dimostrano le persone che sono venute qua, ancora si ricordano. Io mi ricordo di loro, tutti gli abbracci. La cosa più bella è questa poi del calcio. Con 2 attaccanti di peso, il Bianco potrebbe entrare addirittura tra le squadre per la volata finale. Non lo so, vediamo. Intanto vediamo di completare per bene fino a dicembre un cammino positivo, poi vediamo se ci sarà da prendere qualcosa che ci possa far fare un salto di qualità, bene, ma per prendere qualcuno simile a quelli che abbiamo teniamo i nostri, perché meritano questa soddisfazione. Prossimo incontro? Prossimo incontro con San Roberto è un'altra partita importante, quindi adesso avremo 3-4 partite molto toste, a cominciare da questa che abbiamo superato oggi, e quindi ci dobbiamo preparare molto molto bene per stare sempre con la testa in partita. Dottor Enzo Strati, giocatore del passato, ha giocato anche nell'Ocri, il presidente del Bianco, a lui il microfono intanto per commentare questa partita. Beh, intanto dobbiamo dire senza ombra di dubbio che è stata una bella giornata di sport, perché al di là di qualche scaramuccio, che è normale quando le squadre si contendono un titolo, possiamo dire, ma è stata una bella giornata di sport con una squadra che merita il primo posto, bisogna dare atto, una squadra compatta, una buona squadra, ma un merito va anche ovviamente al Bianco, che ha saputo tamponare, per modo di dire, un po' queste le iniziative molteplici del Borgo. Quindi un plauso va anche al nostro allenatore, che ha saputo mettere bene in squadra, mettere bene la squadra sul campo, e quindi siamo riusciti a portare questo risultato ottimo per noi. Dopo gli stenti della prima parte del match, sì, del campionato, sì, pardon, sì. Il Bianco ha trovato la via maestra, e ora nella campagna di dicembre potrebbe affacciarsi sul mercato, perché il Bianco, così come oggi, potrebbe comunque lottare per la griglia, ma con l'aiutino tra virgolette potrebbe addirittura guardare anche oltre. Noi non vorremmo fare dei sogni che non erano neanche previsti, bisogna dire la verità. La squadra e la società in particolare era, e l'abbiamo presa in un momento molto difficile, quindi già siamo contenti di essere in campionato e di fare il campionato. Ovviamente dopo le prime 2 giornate, le prime difficoltà, diciamo, legate anche ad una organizzazione che andava via via, diciamo, ricompattandosi, e la squadra comincia a venire fuori, lavorano bene, ripeto, non è un, bisogna dare atto che abbiamo un bel allenatore, un buon allenatore. Un allenatore con i fiocchi, uno dei migliori. Bisogna dire la verità, per cui i risultati si stanno vedendo, di partita in partita, di settimana in settimana il miglioramento si vede, però da qua a dire che... Fermo restando che il Bianco sia... Bisogna stare con i piedi per terra, poi vediamo, vedendo e facendo. Fermo restando che il Bianco sia un pezzo di storia del calcio dilettantistico calabrese, chi mastica pallone a questi livelli lo sa bene. Infatti le dicevo che per noi già è un grandissimo risultato, un grossissimo risultato, che il Bianco siamo riusciti a mantenere la squadra, rischiava molto, rischiava addirittura di scomparire, quindi per noi essere sul campo e ad avere ancora la prima categoria Bianco, per noi è un grande vanto. Con una bella struttura e una discreta tifoseria. Sì, bisogna dare atto e ringraziamo tutti. Mister Napoli, direttore sportivo del Borgo Greganico Melitese. Allora, le conclusioni della giornata di oggi sono che accettiamo questo risultato, perché purtroppo
nel cammino anche di chi deve vincere il campionato ci stanno questi risultati, vediamo anche in Serie A, quindi prendiamo anche noi atto che oggi è andata così, non siamo riusciti a segnare, pazienza, non ci tiriamo i capelli, andiamo avanti, anche perché ci godiamo un po' i risultati delle nostre squadre minori, l'Under 18 che è andato a vincere con Ravagnese, gli allievi che poco fa hanno vinto a Gallico, domani cominciamo il campionato dei giovanissimi, speriamo di portare qualcosa a casa, quindi in questo momento tutta l'attività del Borgo Grecanico non è solo la prima squadra, ma sono anche il settore giovanile, dove non è che puntiamo pure là a vincere campionati, sicuramente punteremo a fare bella figura perché tutto il movimento calcistico melitese va davanti e dia risultati. A parte la joint venture, franchising o co-co-co, comunque deve marciare tutto in linea retta. Ah beh, in linea retta o quasi, in un cammino di una squadra che deve che programma di vincere un campionato. Ci sta la sconfitta in casa con una piccola società, ci sta di pareggiare, ci sta. Quindi prendiamo per buono che l'esperienza calcistica dice pure queste cose. Non è detto che su 28, 26, 30 partite si debbano vincere tutte. Pazienza, l'importante è essere sempre avanti con qualche punto di vantaggio. In attesa della trasferta di Lazzaro. Allora, per quanto mi riguarda, fino a quando non ci sarà una vittoria matematica del campionato, tutte le partite le dobbiamo affrontare con la stessa concentrazione che abbiamo affrontato il Pellaro, che abbiamo affrontato la Bovese, che abbiamo affrontato il San Michel. Lo sbaglio forse di oggi è stato questo, che forse non abbiamo affrontato con la stessa concentrazione. Siamo stati un po' grigi come era la giornata. Quel calo di tensione che temeva mister Cormaci. Ma tutti gli allenatori, che sia Cormaggio che sia uno di Serie A, il problema quando si gioca con le squadre di minore è questo, cercare di trasmettere alla squadra la stessa concentrazione, la stessa intensità di quando giochi una partita importante, un derby. Purtroppo a volte si riesce, a volte si riesce di meno e a volte non si riesce anche a non trasmettere niente. Un pareggio va bene, muove la classifica, ma si è rischiato grosso. No, che abbiamo rischiato grosso no, perché non è che ho visto grande occasione da parte loro. No. Allora, se dobbiamo commentare, commentiamo. Io accetto che il pareggio ci sta bene, nel senso che in queste partite può succedere pure il gol beffa, dove all'89esimo ti segna la squadra avversaria. Allora, quindi prendiamolo per buono, ci accontentiamo e per chi ha capelli sicuramente non li tirerà stasera.